Senti la differenza tra e che cos'è che ho fatto? Sto gridando all'interno del sax. Sì, esattamente, sto proprio facendo quella roba lì. Faccio questo rumore gutturale. E si fa proprio così, il graffiato, l'urlato, chiamalo come vuoi. Quindi, se vuoi rendere più accattivante i passaggi musicali delle tue improvvisazioni o delle tue frasi, quello che devi fare è questo. Mi chiamo Tommaso Vivaldi, in arte Vivaldi J. Insegno musica da tanti anni, tanti, 16 ormai. E insegno sax. E nel 2012 ho fondato la prima accademia di sax online in Europa, che oggi si chiama Vivaldi J Academy. Cerchiamo di capire nel dettaglio come si fa questo graffiato, questo urlato. Così senza, normale. Prova, se dovessi dire una frase. Ciao, come stai? Ciao, come stai? Ciao, come stai? Ciao, come stai? Faccio la stessa cosa. Ormai? Col graffiato? Quindi utilizzo questo suono gutturale. All'inizio, perché mi ricordo anch'io quando provai a farlo le prime volte, non riuscivo a combinare insieme le due cose, cioè o suonavo la nota oppure facevo il verso. Sostanzialmente devi piano piano partire da fare il verso, funziona esattamente uguale sia sul contralto che sul tenore. Se dovessi prendere il tenore, esattamente la stessa identica cosa. Devi allenarti parecchio, cioè provare a combinare insieme queste due azioni, cioè, e ovviamente la pressione dell'aria, e vedrai che piano piano riuscirai a farlo. Ovvio, se hai cominciato a suonare il sax da ieri diventa più difficile. Comunque questo video lo trovi molto più approfondito all'interno del mio videocorso che si chiama Star Sax, nel capitolo bonus. Inoltre, se ti fa piacere e vuoi rimanere collegato con me, iscriviti al canale, accendi la campanellina e ci vediamo al prossimo video.